la ruota del vecchio mulino dunque in questo brano abbiamo una particolarità ognuno di questi brani che vediamo in un modo o in un altro ha sempre qualcosa di nuovo e di particolare rispetto a quelli che abbiamo fatto fino ad ora in questo caso c'è questa curiosità le note che vengono suonate dalle due mani nel primo e nel secondo rigo vengono poi scambiate e suonate dall'altra mano nel terzo e quarto rigo, cioè la prima parte della mano destra, Re, Si, Do, Si, La, nel primo rigo, viene suonata dalla mano sinistra nel terzo rigo, Re, Si, Do, Si, La. E cosa vuol dire? Che questa piccola melodia che in questo caso è la melodia importante, quindi che deve essere sentita bene, fatta sentire bene dalla mano destra, viene passata qui alla mano sinistra che ha stavolta lei il compito di farla sentire bene. Ecco perché su queste note ci sono questi piccoli accenti che abbiamo già visto, abbiamo già trovato, queste piccole freccioline ci dicono suona con più forza queste note. Perché la parte importante in questo caso è affidata alla mano sinistra, quindi si deve sentire di più. Quindi dicevo, nel primo rigo la mano destra suona delle note che poi vengono suonate dalla sinistra nel terzo rigo. Allo stesso modo, le note che la sinistra deve suonare nel primo rigo vengono fatte dalla destra nel terzo rigo. Sol si re, sol si re, la si do re do. Sol si re, sol si re la Si Do Re Do. Tra secondo e quarto rigo succede la stessa cosa. La melodia che viene suonata dalla destra, Re Si Do Si La Sol, viene poi suonata nel quarto rigo dalla sinistra, Re Si Do Si La Sol. Allo stesso modo le note fatte dalla mano sinistra nel secondo rigo vengono suonate dalla mano destra nel quarto.